E ringrazio e come sempre eh, ringrazio tutti i partecipanti alla scuola e eh, l'ospite di oggi il professore che ci fa la lezione oggi e, però per questo do la parola a Piero che eh, presenterà insomma quali sono eh, i temi che oggi affrontiamo Piero Luca? Okay. Grazie, intanto grazie di cuore Carlin per aver accettato da subito, quando io te l'ho chiesto eri in Brasile, stavi insieme a Lula, ti ricordi, la eh, eh. stessa dei risultati elettorali e tu mi hai detto subito sì, poi eh, abbiamo dovuto ri, eh, rinviare per varie traversie, quindi di nuovo grazie. Allora, Carlo Petrini è il presidente onorario di Slow Food e io eh, voglio... Più che parlare di lui, anche se naturalmente eh, dirò qualcosa su di lui, voglio subito fare un'affermazione di carattere generale. La faccio come, come storico di questo paese e non solo di questo paese. Eh, slow Food rappresenta la più grande e fertile idea che l'Italia abbia prodotto negli ultimi 30 anni. E, e vi spiegherò perché faccio un'affermazione così perentoria e impegnativa. Eh, mh, oggi è di dominio universale che il cibo italiano è nel mondo il più vario, il più ricco no, che ci sia, eh, però quando, quando è nato Slow Food, vale a dire eh, dalla, dalla costole, dalle costole di Arcivola eh, nel 1986, eh, per iniziativa di un, di un gruppo di amici, di gastronomi, di persone che amavano la buona cucina e il buon vino, eh, L'Italia era soggetta alla più totalitaria eh, omologazione alimentare della sua storia. Il cibo industriale dilagava eh, anche sul piano alimentare. Eh, accadeva quello che Pasolini aveva profetizzato eh, negli, anni, negli anni '70 per il gesto dei costumi e della, e della morale del nostro, del nostro paese. Eh, il fast food di Legava, McDonald's conquistava le nuove generazioni, e apriva, apriva eh, punti di ristorazione anche nelle, nelle più grandi e più, diciamo, eh, eh, sontuose piazze d'Italia. Ecco, allora, eh, quindi il, il movimento creato, creato da Petrini... E reagisce a tutto questo, ci sono anche altri episodi che qui non voglio ricordare che sono, il, sono stati il disonore, eh, diciamo, del nostro paese in quest'ambito, il vino l'etanolo eccetera. Ecco, mh, però stava avvenendo una cosa davvero grave, cioè veniva colonizzata dalla, da un cascame dell'americanismo, eh, l'aspetto identitario più simbolicamente rilevante del nostro paese, appunto il cibo. Allora, Petreni incomincia, incomincia subito con delle cose che veramente non sono, non sono proprie dei, dei gastronomi e io vi voglio raccontare qui mettendo di mezzo la mia persona come come ci siamo conosciuti con Carlin Petrini. E io nel 2002 scrissi un libretto intitolato La mucca e Savia. Ragioni storiche della uh, crisi alimentare europea. Prendeva lo spunto dalla mucca pazza per raccontare come pazzi sono gli uomini e, e come si poteva fare un'altra un uh, un agricoltura un e un altro allevamento. Petrini allora collaborava alla stampa e scrisse una recensione eh, su, questo, su questo libretto. Eh, siccome io non ho mai chiesto e, no, e non chiedo recensione, però quando la fanno. Chiunque sia, eh, mi procuro l'indirizzo e lo ringrazio. In quel caso c'era eh, l'indirizzo di posta elettronica di Petrini e io lo ringraziai per la recensione. Lui mi rispose subito: caro professore, mi fa piacere che le, le, le abbia detto la mia recensione. Mi farebbe mh, piacere se lei, perché non viene, perché non viene alla, um, alla premiazione della biodiversità che teniamo a Torino? Era credo la seconda edizione, eh, perché eh, questo premio alla biodiversità eh, era stato inaugurato nel 2000, era stato iniziato nel 2000. Cioè nel 2000 che cosa faceva Petrina e i suoi amici? Che cosa facevano? Premiavano eh, i contadini o gli allevatori che... Conservavano delle, delle razze eh, o dei razze di animali in estinzione o delle piante rare e speciali e così via, cioè coloro i quali non si omologavano all'allevamento all intensivo o alla coltivazione industriale. Allora, questa è una cosa, è una cosa eh, veramente veramente singolare. Nel frattempo nascono i presidi. Che cosa sono i presidi? Sono dei luoghi individuati eh, dagli da attivisti di, di, di Slow Food, sono i luoghi dove si coltivano appunto varietà eh, particolari e tradizionali di piante o animali, eh, o animali eh, di razze locali e così via. Cioè, una spinta, una spinta, diciamo, a valorizzare ciò che eh, l'agricoltura dominante considerava eh, obsoleto, considerava marginale, e così via. Nel 2004, la grandissima idea, un'idea veramente straordinaria: Terra Madre. Eh, L'idea di far confluire a Torino, in un unico grande eh, locale, eh, a, a, circa 5.000 rappresentanti di contadini, eh, pescatori, allevatori, eh, di, tutto il mondo, di tutto il mondo. Mi ricordo la prima, la prima edizione, eh, fu davvero una, eh, un evento mh, davvero indimenticabile. Io mi ricordo di incontrare una collega dell'Università della Calabria eh, che ignorava questo mondo e mi ha detto... Ma eh, eh, l'altro mondo possibile è già qui così è, 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 già, è già qui perché era, eh, era un fenomeno davvero vedere tutte, tutte quelle persone con i loro costumi, con la loro allegria, con, le, con no, i, i loro, i, i loro diciamo, eh, attrezzi anche eh, no, eh, diciamo, molto caratteristici. Era è una cosa entusiasmante. Dopo, dopo, tra l'altro, mi piace ricordare qui. Eh, Carlo se lo ricorderà, perché credo nella seconda edizione, ogni due anni si svolge Terra Terramare, nella seconda edizione c'è stato eh, tra eh, i relatori eh, il principe di Edimburgo, cioè l'attuale Carlo, Carlo III, che fece, che fece un discorso avanzatissimo, eh, Carlo. Eh, tanto che io eh, scherzosamente eh, chiesi a Carlo come ci sentiva ad essere eh, scavalcati a sinistra da un principe. <ride> ecco, ehm, quella ecco, eh, Terra Madre è stata davvero una eh, un iniziativa straordinaria che continua, che continua ancora, ma eh, nonno eh, Petrini e Slow Food non si sono fermati, hanno creato anche l'università, la facoltà di scienze gastronomiche, c'era anche in preparazione un'altra facoltà di agroecologia, eh, della cui, del cui comitato scientifico ho avuto l'onore di far parte. Purtroppo quest'ultima quest cosa, per ragioni economiche, non è stato possibile realizzarla, ma la facoltà di scienze gastronomiche continua, continua ancora. Ecco, allora, per concludere, perché una, io ho voluto intitolare, d'accordo con Petrini, questa, questa lezione una rivoluzione italiana. Perché, vedete, dalla, eh, è stato il modo originalissimo con cui gli italiani hanno scoperto l'ambiente. Perché gli italiani hanno una cultura cittadina, fortemente cittadina, per ragioni della loro lunga storia, e mh, non hanno sensibilità ambientale. La sensibilità ambientale è un fatto editario ancora nel nostro paese. Gli italiani si sono avvicinati all'ambiente all attraverso il cibo scoprendo che il cibo non dipende solo dalla bravura manipolatoria dei cuochi, ma dipende dalla qualità della materia prima, cioè dalla qualità e soprattutto dalla biodiversità dell'agricoltura, dalla sanità dell'agricoltura e anche, come dice, come dice Carlo, Carlo Petrini, dalla, dalla giustizia, cioè dal fatto, dal fatto che il, il cibo, il cibo è, pagato, è pagato come si deve. Allora, eh, Carlo Petrini ha scritto anche eh, tanti libri, Ricordo eh, rapidamente, almeno Buono, Pulito e Giusto, Principi di una nuova gastronomia in Audi 2005. Terra Madre, Come non farsi mangiare dal cibo, Giunti 2009. Carlo, ancora Terra, terra Futura, dialoghi con Papa Francesca sull'ecologia integrale. Tra l'altro eh, Petrini ha scritto l'introduzione anche alla. Ha laudato sia sì l'enciclica eh, ambientalista di, 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 di Papa Francesco, e infine, eh, insieme a tante altre opere che qui trascuro, eh, l'ultimo lavoro in circolazione insieme a Gaela Giraud è Il gusto di cambiare la transizione ecologica come via per la felicità, Slofud Editore 2023. Bene, io credo di aver parlato anche abbastanza. E do la parola a Carlo Petrini, tornandolo a ringraziare per essere qui con noi questa sera. Prego. Ma io ringrazio voi per l'invito, e devo dire che questa presentazione è stata molto, molto generosa. Per cui, eh, seguirò un po' la traccia che eh, è, stata, è stata qui proposta nel descrivere l'avventura la, e la, come dire, la organizzazione di un movimento per l'appunto nato in Italia che per oggi è presente in 150 paesi del mondo e quindi ha come dire, la capacità di interpretare fino in fondo la diversità perché ogni paese eh, ha sue specificità di risorse, di storia, di ecosistemi, di, di sistemi politici e religiosi, quindi eh, le, le, le variabili sono molto, molto forti, specialmente dal punto di vista alimentare e gastronomico. Eh, vorrei dividere la nostra avventura di Slow Food in tre parti, due che fanno parte ormai della storia consolidata del nostro movimento e la terza quella che eh, andiamo a intraprendere in questo momento dove non sfugge a nessuno che siamo entrati in una nuova fase della storia. Cioè, la, la cosiddetta transizione ecologica è una fase storica. Non è una, un, una, come dire, un momento destinato a durare qualche anno, qualche decennio, molto probabilmente durerà qualche secolo. E la fase precedente, quella in cui noi abbiamo, siamo cresciuti e abbiamo operato, per l'appunto, quella della rivoluzione industriale dalla seconda metà del Settecento ad oggi, ha caratterizzato. Questo momento storico di tre secoli all'interno del quale l'umanità ha, ha fatto passi da gigante, sì, a, a tutti i livelli. Eh, e, e noi dobbiamo prendere coscienza di questa straordinaria fase storica, come l'umanità non aveva mai conosciuto livelli di benessere, di educazione, eh, scoperte scientifiche una, una ricerche, ricerche sulla salute umana che hanno cambiato profondamente la, la, situazione, la situazione sanitaria a livello globale, oltretutto in presenza di un'implementazione un demografica che non ha precedenti anche questa nella storia umana. È sufficiente dire che se noi prendiamo l'era cristiana, la cosa che mi stupisce in maniera eclatante è proprio che l'ipotesi di abitanti sul pianeta all'inizio dell'era cristiana, l'anno 1, era di 160 milioni di viventi, facendo un salto di un millennio nell'anno 1000 erano diventati 250 milioni, cioè in mille anni un'implementazione di neanche 100 milioni di persone. Facendo un altro salto di 500 anni nel 1500, eh, l'umanità aveva raggiunto i 500 milioni e poi di qui in avanti inizia, inizia un, un crescendo, ma volendo prendere come metro l'età la, la mia età va bene che siamo sui 75 anni quando sono nato io 75 anni fa l'umanità era 2 miliardi e mezzo di persone oggi è 8 miliardi e tutto questo in 75 anni quando per 1500 anni c'è stata un'implementazione sì e no di 200 milioni di persone queste repressioni ce l'abbiamo siamo tutti coscienti di questo, ma è impressionante pensare che cosa si è realizzato sul pianeta. E questo periodo della rivoluzione industriale ha, come dire, seppur tra molte difficoltà e molti errori, e molti errori ha comunque garantito una vivibilità a una massa di persone che è l'equivalente di tutte le persone che in duemila anni hanno vissuto. Questo è un dato di fatto. Allora, eh, avere coscienza di questo significa anche che eh, in qualche misura siamo tutti chiamati a, a, a dare una risposta a questo cambio di fase storica, dove siamo chiamati a mettere in discussione paradigmi e, e, e convinzioni che ai mesi sono dimostrate sbagliate, perché una su tutte di questa fase storica della rivoluzione industriale, la convinzione diffusa e è, è, è molto consolidata che le risorse del pianeta fossero infinite tutti noi siamo cresciuti in questa, in questa dimensione. Eh, basti pensare, quando dico risorse del pianeta, voglio dire acqua, eh, superficie fertile, aria, tutte queste, 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 queste realtà che fino a pochi anni fa non, la, loro, la loro finitezza non era condivisa, al punto tale che eh, nel secolo scorso... Attorno al 1970, uno sparuto gruppo di intellettuali, riuniti attorno al Club di Roma con Aurelio Pecei, eh, dichiarò apertamente quali erano i limiti dello sviluppo, e avvisò l'umanità che questa crescita esponenziale avrebbe avuto un momento di, di rottura e di sofferenza. Bene, tutto questo non ha inciso nei cambiamenti. Della, della, della società civile, anzi, si è continuati a, a, a concepire la crescita come unico elemento distintivo, peraltro paragonato e misurato attraverso uno strumento che è uno strumento eh, che, che, che non, non indica nel modo più assoluto il benessere di una società. Noi misuriamo tutto attraverso il PIL che. Come giustamente è messo in evidenza da questo economista, Gaille Giraud, è una, una, un, una concezione di misura nata in funzione della, della capacità delle, di essere, come dire, eh, attivi sul piano delle guerre. Quindi è già, è già detto tutto, cosa significa eh, bene, eh, la, la, la situazione. La presa d'atto della finitezza delle risorse con relative eh, sofferenze, quella che abbiamo davanti è la più eclatante in questa fase, che è il cambio climatico: con, con situazioni di grande sofferenza, impone a noi nuovi paradigmi e nuovi atteggiamenti. Da questo punto di vista, la il, il, il sistema alimentare globale e questa è la prima affermazione che vorrei condividere con voi, il sistema, questo sistema alimentare di questo sconquasso ambientale è il primo responsabile. Ecco, questa è già un'affermazione un, un po' pesante. Il primo responsabile perché che quello che da più parti è sempre stata ritenuta, come dire, l'economia primaria, in fondo è l'economia che garantisce la nostra esistenza, ha una incidenza dal punto di vista dell'ambiente della, dell che, che è enorme. Ma su questo ci tornerò, ci tornerò perché nell'affrontare questa terza fase, questo terzo periodo, appunto. Uh, io chiedo a tutti di, eh, come dire, di riflettere e di concepire una mobilitazione che a mio modo di vedere può rappresentare la nuova politica. Abbiamo bisogno come il pane di mettere in essere uh, forme nuove, di realizzare... Il nostro impegno politico, e, e queste nuove forme si distaccano in maniera forte rispetto alla, alla, alle prassi precedenti. Però qua ci arriverò con, con, con l'analisi di questo terzo periodo. Però, da quando nasce Slow Food, eh, direi che è opportuno. Mettere in, in, in evidenza questi due periodi precedenti. Il primo periodo, che va dalla nascita del movimento a metà degli anni '80 fino all'inizio di, di questo secolo, 2000-2004. In, in questo periodo, in questi 15-20 anni, la, le caratteristiche della. della del movimento eh, avevano come referente una, una, visione, una visione gastronomica classica eh, ancorché ancorché eh, basata su un principio che per noi è molto importante cioè parlare di gastronomia significa parlare di una scienza multidisciplinare perché la gastronomia parla di agricoltura di zootecnia la gastronomia parla di eh, consolidate eh, pratiche e anche di, eh, di approcci culturali dei territori quindi significa parlare di antropologia culturale ma eh, se vogliamo passare ad altri elementi, parlare di gastronomia vuol dire parlare della salute, perché uno dei primi elementi su cui si basa la medicina, tutte le medicine, quelle orientali, è che comunque il mangiare è, come dire, una, una, il saper discernere il proprio mangiare diventa anche un ausilio alla salute personale. Ma poi la gastronomia è economia. Perché si basa su rapporti eh, dei costi tra le derrate alimentari, come sono vendute, come sono distribuite. E pensate, questa, questa idea multidisciplinare, oggi si direbbe olistica, era presente già nell'idea del padre fondatore della gastronomia moderna, nel libro La fisiologia del gusto. E questo padre fondatore, Jean-Antoine Savarin, che nel 1825 per l'appunto sosteneva che la gastronomia è anche economia politica. E molti si chiedono, ma economia politica? Certo. Da che mondo è mondo? Si conquistano le terre perché le terre produ producono il cibo e il vero potere è governare il ventre delle persone. Oggi, si potrebbe dire che non c'entra più la conquista delle terre. Ahimè, l'esperienza che stiamo vivendo in questi, in questi momenti dimostra l'esatto contrario. Ma posso aggiungere un'altra cosa in campo alimentare, che ai tempi di Brian Savarin non, non era assolutamente pensabile, ed è l'impatto ecologico. La scienza ecologica non ha, nel 1825 non era neanche nella testa di qualsiasi pensatore, ma c'è un elemento che è oggi che è molto, molto forte. Oggi il vero potere, eh, oltre alla conquista dei territori, sta nell'appropriazione della proprietà delle sementi. Ragione per cui Oggi l'80% delle sementi sono in mano a 5 multinazionali e il giorno in cui quel 20% che sono ancora in mano alle popolazioni dovesse essere svenduto e quindi diventare proprietà privata, noi perderemmo secoli e secoli di pratiche alimentari e agricole e tutto diventerebbe una, come dire, un dominio assolutamente eh, indiscutibile delle, 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 delle grandi centrali multinazionali. Già oggi questo problema si avverte in maniera forte. Appunto tale che voi sapete che in questi ultimi giorni c'è una discussione frenetica su questa carne sintetica, ma qui c'è sempre, sempre da, da fare una considerazione a monte, chi è che sta operando per questo? e questa, e questa, e questa eh, scoperta sarà a disposizione delle persone per, per un'alimentazione o sarà a come dire, proprietà privata e quindi sarà soggetta a ricevere da parte di noi tutti delle royalty che dobbiamo pagare a queste, a queste centrali. Però qui apre un, un capitolo che ovviamente ai tempi di Brian Savarell, 1825, era scarsamente eh, sentito e ricordiamo, ricordiamo che nel 1825 la popolazione umana non aveva ancora raggiunto il miliardo di persone, eravamo a 800 milioni, cioè eh, non, non c'era questa dimensione planetaria così come noi oggi la, la, la conosciamo. Ecco, eh, in questa prima fase quindi la, il movimento eh, accoglie l'ispirazione multidisciplinare della gastronomia e, eh, e comincia i suoi primi passi mettendo in evidenza quanto era importante salvaguardare la diversità che in ogni territorio si era consolidata rispetto a pratiche, a pratiche agricole, pratiche alimentari. E, e questa è, è, è stata la risposta più forte in un momento in cui eh, la tendenza era quella di omologare. Lo stesso principio che ha fatto grande quella multinazionale di McDonald's è stato proprio di standardizzare, omologare addirittura lo stessa, la stessa offerta in ogni angolo del pianeta e eh, l'antitesi la, a questa omologazione come rispetto al fast food è stata la crescita di slow food laddove in quegli anni noi affermavamo che era opportuno salvaguardare questa diversità e che noi non potevamo come dire, prenderci il, la responsabilità di far morire un patrimonio enorme, enorme di specie genetiche di frutta, di verdura, di razze animali, ma anche di savoir-faire, perché tutte le tecniche e le, e le metodologie per rendere edibile quello che ci dà la terra madre, e beh, queste fanno parte di una di un savoir-faire che l'umanità ha consolidato nei secoli. Questa, questa difesa eh, in quegli anni là era, come dire, non era sufficientemente eh, vissuta perché si viveva questo processo eh, di, di trasformazione, perché eravamo già passati dalla società agricola a una società industriale. Stavamo entrando addirittura nella società post-industriale e eh, la, la coscienza di difendere questo patrimonio non era così radicata come oggi. Direi che questo primo lavoro che eh, Snowflake ha realizzato attraverso eh, per l'appunto la nascita dei presidi che sono forme di autodifesa per salvaguardare questi prodotti e nello stesso tempo sono forme di economia locale all'interno del quale le comunità rivendicano la loro autonomia e il loro essere soggetti attivi, mentre invece tutta la tendenza anche in campo alimentare è quella di concentrare sempre di più il potere nelle mani di poche persone e, eh, e operare attraverso meccanismi di pubblicità, di condizionamento per rendere tutti sostanzialmente alle dipendenze del più forte. Questa, questa realtà direi che se io paragono la sensibilità su queste tematiche nel 1800 1980 ad oggi, che sono passati 30 anni, è, beh, è cresciuta in maniera esponenziale. Eh, oggi, oggi non c'è comunità italiana che non è orgogliosa di un proprio prodotto sul territorio, la cipolla o il, o, o il cardo o la razza animale che porta il nome di quel paese di cui la comunità è orgogliosa, direi. Con lo stesso, come dire, orgoglio che esprime quando eh, sul proprio territorio ci sono opere d'arte. Perché queste, a tutti gli effetti, sono opere d'arte che le generazioni hanno consolidato nel tempo e hanno garantito l'alimentazione e anche la specificità dei territori. Oggi questo perlomeno è, come dire, riconosciuto come un valore positivo, questo è stato un passaggio straordinario. Ma come per l'appunto la, veniva messo in evidenza, questa realtà eh, nel tempo si è consolidata e all'inizio degli anni dei, del 2000 la, la rete di Slow Food aveva, aveva una presenza attiva all'incirca in una quarantina di paesi, tutti paesi che avevano già risolto il problema dell'autonomia della, della, dell alimentare e erano contraddistinti da una situazione di benessere. Sostanzialmente era passata anche con queste specificità che vi dicevo prima di ordine, di ordine eh, patrimoniale di esaltazione della diversità culturale dei territori comunque era passata una concezione della, della gastronomia in se, intesa in senso gourmettistico cioè eh, un piacere che è riservato a a classi, a classi ambienti che può permettersi il, il l'usso di, di vedere queste diversità ed esaltarle. Badate che questo approccio non è un approccio storico corretto. Perché? Perché noi sappiamo benissimo, e il nostro paese lo testimonia, che anche nei momenti di grande, di grande difficoltà, e eh questi, questi monumenti gastronomici sono stati la risposta alla, alla, alla povertà. Beh, molte volte mi viene da ridere quando si parla e si continua a parlare della capacità degli chef, e, e, e distorcendo la storia. Perché? Perché oggi, a qualsiasi ora del giorno e della notte, non solo nel nostro paese, in ogni angolo del mondo, Accendi una televisione e c'è qualcuno con una padella che delira, che parla, che parla e in genere questa, questa enclave di, di nuovi metra a per sé sono, sono tutti maschi, sono tutti maschi, quando la storia della gastronomia è stata realizzata da milioni e milioni di donne che, senza ricevere molte volte neanche il grazie, hanno garantito all'umanità. L'alimentazione, la, ma hanno garantito dei piatti che oggi sono nella storia perché quei piatti lì sono nati dalla dall economia della sussistenza, non c'era niente, quello che si faceva, quello che si poteva. Oggi si esalta in maniera spettacolare la pasta e fagioli, ma la pasta e fagioli è un, piatto, è un piatto che nasce in una società contadina dove in buona parte di questa società esistevano problemi di malnutrizione e anche di altre, di altre malattie. La realtà di fondo è che questa, questa, questa visione elitistica della gastronomia distoglie, distoglie tutti noi da un pensiero politico. Che deve essere alla base di un gastronomo. Cioè, un gastronomo non può, non può ridursi a un buon tempone che ha una dimensione del, del cibo esclusivamente in senso, in senso di divertissement. Il diritto al piacere è un diritto giusto e noi lo rivendichiamo. Ma assieme al diritto al piacere, c'è la conoscenza, la condivisione, per certi aspetti anche una dose di morigeratezza, già che la crapula non favorisce affatto un approccio, un approccio uh, sano con il cibo. Quindi tutto questo in, in, nella prima fase di Slow Food uh, rischiava di. Portare il nostro movimento a diventare uno dei tanti movimenti gastronomici che ci sono in tutto il mondo. In Francia esistono, per esempio, dal Settecento, forse anche prima, le confrerie, sono confrerie di, delle classi ambienti eh, di territori che magari anche paludandosi con, con dei vestiti, eccetera, eccetera, mantengono questo patrimonio. Badate bene. È un'operazione meritoria, ma se rimane solo concentrata su questi aspetti, è riduttiva rispetto alle potenzialità che invece, ci, che invece la gastronomia ci offre. Ecco, questo è stato uno degli elementi che ha spinto il nostro movimento a guardare più in là dei 30-40 paesi in cui si era radicato. Specialmente nel Nord America e nella nostra Europa. E a quel punto, punto dal, dall'anno 2000, eh, il movimento ha realizzato, com come diceva per l'appunto, Capito Bevilacqua, Piero, aveva, aveva realizzato un premio che veniva riconosciuto alle comunità che eh, si erano impegnate a difendere eh, specie vegetali, di, di frutta, di verdura, di razza animale, magari anche di piatti, di piatti identitari, eh, e, e, e quindi aveva garantito questa biodiversità. Questo premio. Veniva, veniva riconosciuto ogni anno e, eh, e, le, e le, come dire, le nomination venivano proposte da quasi 600 giornalisti in ogni angolo del mondo. L'idea era che ogni quattro anni eh, si convocavano tutti questi giornalisti per fare il punto della situazione anche rispetto a, questa, a questo patrimonio che, che, che veniva difeso, la realtà è che quando si è trattato di fare questo meeting di giornalisti, noi proprio grazie alle nomination avevamo un indirizzario di quasi 5.000 realtà in ogni angolo del pianeta, tutte realtà virtuose, eh, realtà che. Eh, sui territori più impensati, dalle, dalla foresta amazzonica alle Ande peruane, alla, 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 alla profonda, profonda realtà asiatica e alle realtà dell'Africa. In ogni angolo del mondo, noi avevamo queste comunità che ci venivano segnalate come comunità virtuose. Che dedicavano la loro esistenza nel difendere questo patrimonio. E a quel punto abbiamo detto: ma invece di convocare 600 giornalisti, perché non convochiamo 5.000 contadini e allevatori e, e anche giornalisti? Ma con l'intendimento di, eh, di realizzare una, una, una rete che mettesse in evidenza quel filo rosso che collega, che collega le comunità che operano a livello, a livello di agricoltura e di difesa del patrimonio alimentare eh, e quindi di, di, di mettere in evidenza le contraddizioni di questo momento storico. Devo dire che eh, questa operazione già alla prima edizione si è dimostrata si è dimostrata vincente e poi ogni due anni, nel ripetersi, ha consolidato questa rete. Una rete, una rete che, che è viva in ogni angolo del mondo e anche dopo questa crisi del Covid ha messo in evidenza come queste, queste, queste comunità, proprio con il Covid, sono state importanti per difendere i più deboli. E quindi, eh, questa rete di terra madre ha per sua natura una, una, dimensione, una dimensione, come dire, di coinvolgimento e anche di, 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 eh, come dire, di, di presidi, dei veri e propri presidi sui territori. Molti mi chiedono: come è stato possibile realizzare una cosa di, questo, di, questa, di questa portata? E io dico sempre che i due pilastri su cui si basa eh, la rete di Terra Madre sono, sono i seguenti. Il primo è l'intelligenza affettiva. Eh, Piero l'ha messo in evidenza: essere a Terra Madre e vedere queste, questa moltitudine di persone che. Eh, comunque si sentono parte di una, di una più grande comunità e, e hanno a cuore le tematiche, condividono le tematiche perché in maniera, in maniera diversificata le sentono sulla propria pelle. Quindi l'intelligenza del cuore è molto importante per, per l'identità di una rete. E il secondo pilastro è l'austera anarchia. Cioè, eh, è risulta evidente che un movimento di questo tipo tu lo puoi condizionare con formule organizzative laddove io come italiano mi metto in testa di governare un movimento eh, con, con regole da praticare nelle comunità indigene dell'Amazzonia o... Ancora di più nei villaggi africani, dove il concetto di classico di associazionismo occidentale, il tesseramento, questa, questi elementi di democrazia che poi poi in realtà non sono, non sono per niente democratiche, congressi sotto congressi, quando nei villaggi africani c'è una realtà che è molto più complessa e molto più feconda, e beh, ehm, il la convinzione che ognuno eh, dei propri territori decide anche il percorso, il percorso di crescita, confrontandosi con gli altri, discutendo con gli altri, ma poi è lui a decidere, secondo me, è una delle basi di, di successo di questa rete, anche perché è l'elemento distintivo e peculiare per cui si difende la biodiversità. Non si dipende la biodiversità stabilendo regole eh, coercitive per tutti e quindi anche eh, poi alla fine eh, diventando a tutti gli effetti un movimento di tipo eurocentrico. E da questo punto di vista la mia più grande soddisfazione nel momento in cui eh, ho lasciato la presidenza internazionale è quella di avere un presidente internazionale che è un giovane agronomo ugandese, quindi il presidente internazionale del, di Slow Food oggi è un africano, perché si fa un gran bel parlare, poi dopo il potere lo tiri sempre a casa tua. E io penso che sia arrivato il momento invece di condividere e di fare in modo che eh, la diversità si esprima anche nella dirigenza. Bene, questa eh, Terra Madre porta, porta, porta per l'appunto l'allargamento eh, della visione, di questa visione eh, planetaria, al punto che eh, ogni due anni, eh, siamo il primo anno si erano delegati da 90 paesi, poi sono del cento. L'ultimo terramadre che abbiamo fatto erano delegati da 150 paesi e, 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 quindi, e quindi una rete che si è consolidata nel tempo. Sempre nel 2004 eh, il movimento, oltre a questa, a questa visione, come dire, planetaria, eh, mette in essere, mette in essere eh, la... Prima università di scienze gastronomiche, eh, nel senso che i principi ispiratori di Brian Savarin vengono, vengono come dire, realizzati attraverso, attraverso degli insegnamenti che, che assumono fino in fondo questa dimensione multidisciplinare. Beh, eh, devo dire che eh, in questo, in questo passaggio eh, l'accademia ufficiale eh, eh, non ci ha dato una, una grande mano, anche perché uno degli elementi distintivi dell'accademia dell è quella di esaltare la propria, la propria disciplina, mentre invece proprio per sua natura la gastronomia chiede che le discipline come dire, si mettono in discussione e operino in maniera, in maniera trasversale. Per l'appunto, alla nascita di scienze gastronomiche, eh, ci, viene, ci viene esplicitato lo Stato italiano: che eh, la situazione, per quello che riguarda l'alimentazione, era ampiamente coperta. Dal, lavorato, dal, dal lavoro di, di, uh, di facoltà come agraria, veterinaria, oppure se volevamo vedere da un punto di vista salutistico, dalla medicina, perché tutta la, la teoria delle diete, quanto è importante il cibo, quindi veniva affrontata dalla medicina, oppure ancora dal, dalle tecnologie alimentari. Che erano che, che sono state e sono tuttora il un, come dire, il la conoscenza scientifica per rendere edibile ciò che ci dà madre natura ma per l'appunto una dimensione multidisciplinare dove c'è tutto questo e ancora altro e, e non veniva vissuta come come non veniva riconosciuta non veniva riconosciuta per cui noi apriamo questa nostra piccola università eh, che, che nel 2004 e fino al, 2017, fino al 2017, pur insegnando la gastronomia nella sua multidisciplinarietà ai nostri studenti come laurea veniva riconosciuta laurea in agraria in agraria nel 2017 Ecco che arriva il riconoscimento ufficiale di scienze gastronomiche, quindi a tutti gli effetti i nostri studenti sono gastronomi e sono impegnati su questo fronte. A questo punto, a questo punto immediatamente, immediatamente si apre, apre eh, l'opportunità di realizzare facoltà di scienze gastronomiche in altre università. E ad oggi sono già 14 le università italiane che hanno la facoltà di Scienze Gastronomiche. Da più parti mi è stato detto: eh, Vedi, hai, hai, hai lavorato, hai lavorato, adesso ti, 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 ti tagliano la terra sotto i piedi. Beh, io dico sempre che quando c'è un'idea giusta, non bisogna avere timore che questa venga condivisa per per aver paura di perdere la tua identità. No, bisogna a quel punto lì mettere in essere delle forme di, di, come dire, di consolidamento, di immagine, di, 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 di lavoro. E allora ecco che eh, la nostra piccola università, che oggi ha 600 studenti, quindi è un'università piccolissima, però c'è da dire una cosa che il 45% non sono italiani e nell'ipotesi strategica che noi abbiamo fatto un piano per i prossimi cinque anni, l'ipotesi di passare a 800 studenti con il 60% di stranieri, quindi di guardare al mondo, anche perché siamo stati i primi e, e, e anche perché la rete di ex allievi di Terra Madre di slow Food è planetaria e quindi continuiamo ad avere questa dimensione. Questa è la fase 2, questa fase che, è, ripeto, con, con due entità, come Terra Madre e come eh, l'Università di Scienze Gastronomiche, ha ulteriormente implementato la, la rete distribuita sui territori e quindi, e quindi ha caratterizzato anche un po' la nostra, la nostra dimensione. Il ragionamento invece che io vorrei sviluppare in questo, in questo appuntamento è proprio questa, questa nuova fase che si sta aprendo e che esige, esige, come dire, che, che il gastronomo a tutti gli effetti diventi un soggetto politico del cambiamento, un soggetto che si assume la responsabilità di, di essere come dire, una, un, un, attivista, un attivista per cambiare questo sistema alimentare. Che io definisco criminale. E quindi le, le, la, mia, la mia analisi è, è estremamente tranchante. Questo sistema alimentare globale è un sistema criminale. Allora, per sostenere questa, questo stato di cose, <coughs> voglio mettere in evidenza due elementi. Il primo elemento è che rispetto a questa crisi climatica come dicevo per l'appunto il primo responsabile è il sistema alimentare che incide per il 37% della produzione di CO2 molti si chiederanno no prima c'era la mobilità le auto gli aerei no la mobilità incide per il 17% di CO2 il sistema alimentare 37% Secondo elemento, questo sistema alimentare è un sistema alimentare che crea diseguaglianze, povertà e anche, e anche ingiustizie. E allora vi do un dato che è, 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 come dire, è disponibile per tutti. In questo momento questo sistema sta producendo cibo, cibo edibile per 12 miliardi di viventi. Noi siamo sulla Terra 8 miliardi, quindi il 33% del cibo mangiabile edibile lo buttiamo via con grandi problemi di smaltimento. È impressionante, 33% è una massa di... che se vogliamo tradurla in termini... In termini di, 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 di massa di alimenti vuol dire un miliardo e mezzo di tonnellate di cibo che ogni anno vengono buttati via. Un miliardo e mezzo di tonnellate. Ma per produrre quel miliardo e mezzo di tonnellate sono stati utilizzati non meno di 200 milioni di ettari di superficie fertile, 200 milioni che hanno lavorato per produrre qualcosa che noi buttiamo via e sono stati utilizzati non meno di 250 mila miliardi di litri di acqua, l'equivalente, il consumo di una metropoli come New York, moltiplicata per 120 anni. Voi capite che uno spreco di, questo di questa portata qui è una cosa che dovrebbe far riflettere. Io dico un'altra cosa. Dovrebbe diventare elemento di vergogna da parte di tutti noi, sentircelo anche sulla nostra pelle, perché non possiamo solo puntare il dito, perché in qualche misura, nella misura se noi non denunciamo questo e non lavoriamo per il cambiamento, siamo corresponsabili di uno sconquasso di questo tipo. E nel momento in cui da più parti si dice che... Il tasso di, di demografico è destinato ad aumentare tale da arrivare a 10 miliardi di viventi entro il 2050. Se noi teniamo la forbice produzione spreco come è oggi e andiamo a implementare nuova produzione di cibo, cosa che tutti chiedono. Il risultato sarebbe che nel 2050 invece che un miliardo e mezzo ci saranno due miliardi e mezzo di tonnellate di cibo. Ragion per cui deve passare un concetto molto ma molto chiaro che il primo campo da arare per gli anni futuri è la riduzione dello spreco. Se lo mettono bene in testa a tutti, che se non si riduce lo spreco la situazione diventerà ancora più grave perché? perché la finitezza delle risorse ci dirà che non c'è più acqua e la carenza di acqua anche nella nostra Italia determinerà conflitti. Già oggi, se venite qui nel mio Piemonte, nella zona del Vercellese, ci sono comunità storiche di produttori di riso che contestano ad altre comunità che da tempi più brevi si sono messi a produrre il riso, che non può che contestano il fatto che loro abbiano l'acqua, ma rivendicano quelli storici di avere loro l'acqua per le risaie e gli altri chiuderla. Allora capite, eh, ma poi non è il caso che insista ulteriormente, sarà causa di guerre l'acqua, non c'è ombra di dubbio, tensioni e tutto questo. E tutto questo in un'ipotesi un di implementazione di produzione. Qui siamo davanti al, al disastro annunciato. Ecco, eh, questo, questo dello spreco è una questione enorme. Aggiungo, questo spreco avviene in un momento in cui la FAO ci dice che ho quasi 900 milioni su quei famosi 8 miliardi, 900 milioni di persone soffrono di carenza alimentare, 900 milioni e 20 milioni all'anno, in massima parte bambini, muoiono di fame letteralmente. E l'ultimo dato è ancora più uh, pregevole. Un miliardo settecento milioni di persone soffre per iperalimentazione o per cattiva alimentazione, obesità, malattie determinate da eccessi di cibo, non regolamentazione di cibo. E aggiungo un'altra cosa: noi che, che abbiamo tutto questo in questo momento siamo, come dire, obnubilati da. Da una politica che ha scoperto il Made in Italy e quanto siamo bravi a mangiare le cose buone, detto tutto questo, nessuno dichiara che dei 27 paesi dell'Unione Europea il primo paese per obesità infantile è l'Italia e l'obesità infantile è l'anticamera di sofferenze che questi bambini avranno quando saranno adulti, non c'è ombra di dubbio. Allora, di cosa sto parlando quando. Quando, quando esplicito una cosa come questa, come dicevo prima, sto parlando di un sistema criminale e questo sistema va cambiato, va cambiato. E ai primi a essere in testa a questo cambiamento devono essere i gastronomi, va bene, ma tutta l'umanità. Non si può continuare a vivere in questa dimensione, come dire, un po' schizofrenica. Di quanto è bella, quanto è buono, quanto siamo bravi, ma che belle cose che si mangiano. Da un lato, va bene, e esaltare questo divertisman collettivo, e poi dopo, dall'altro lato, prendere coscienza che tutto questo è una, una, un, un patatrack annunciato. Ecco, eh, la questione, quindi, diventa una questione politica. La terza, fase, la terza fase è quindi una fase in cui tutti siamo chiamati a cambiare, a cambiare il sistema, questo sistema. Ma il discorso sembra facile, sembra facile, ma se la politica su queste cose non solo non c'è, ma non ne capisce neanche, siamo malmessi. Piero ha ricordato la mia amicizia con Papa Francesco. Io, dieci anni fa, lui lo sa benissimo, tutto pensavo meno di diventare amico di un Papa. Però, però quando nel 2015, eh, Papa Francesco eh, scrive questo documento della Laudato Si, documento, guardate bene, all'inizio. Non capito né dai cattolici e né dai laici. I laici pensavano che fosse la Chiesa Cattolica che buon'ultima arriva a parlare di, di questioni ambientali. E i cattolici non, non, non capivano perché cosa c'entrava la spiritualità con questa, con questo, con questa attenzione verso l'ambiente. La, 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 In realtà questo documento è un documento straordinario. straordinario. Papa Francesco ha anche l'umiltà e, e la saggezza di riconoscere che non è tutta farina del suo sacco. Ma hanno contribuito molti ambientalisti tedeschi, c'è stato un concorso di idee. Però questo, questo documento è un documento di profonda riflessione sociale, più che ambientale, e parte da un concetto che. Tutto l'ambientalismo non aveva sfruttato e non ha, non ha portato avanti nel corso della sua storia. Ed è il concetto dell'ecologia integrale, vale a dire: quando noi contribuiamo a far soffrire l'ambiente, immediatamente questa sofferenza dell'ambiente si ripercuote su di noi ed in particolare sulla, sulle persone più povere. Questa è la base che. Deve, deve come dire, generare una, un movimento di risposta a questo stato di cose. Perché? Perché lo vediamo già che la realtà di cui, di, di, che, che si viene a prospettare con questi disastri, alla fine, alla fine la pagheranno di più la povera gente che non i benestanti. Quindi è opportuno cominciare a riflettere su queste cose. Per l'appunto questo documento è scritto nel, 2015, nel maggio del 2015, quando nel dicembre a Parigi si ritrovava la COP e quindi la COP del dicembre 2015 doveva discutere dettagliatamente sulla questione del, del cambio climatico. Grandi discussioni, vennero prese alcune, alcune iniziative e venne addirittura calendarizzato un processo virtuoso per rispondere a questo contenimento della temperatura. Il risultato è che pochi mesi dopo, il dicembre del 2015, negli Stati Uniti arriva la presidenza Trump. E in un, altro, in un altro paese importante, perlomeno per vastità e per patrimonio ambientale, la, il Brasile arriva quel personaggio presentabile di Bolsonaro. Queste due, queste due realtà immediatamente non riconoscono quanto era stato deciso a Parigi e questo dà la stura anche ad altre defezioni. Il risultato. Dal 2015 ogni anno le COP si trovano grandi distruzioni, ambientalisti da tutto il mondo, società civile, politica, e regolarmente si chiudono con niente o poco di fatto. E regolarmente, e regolarmente la politica non assume questa questione in termini, in termini di comportamento, in termini di presa di coscienza. Lasciatemi dire una cosa che. Io sono sconcertato davanti a questo disastro nell'Emilia Romagna che ci siano politici anche con responsabilità di governo che danno la colpa agli ambientalisti. È una cosa vergognosa che, si, che questo già solo questo concetto possa essere espresso. Però qui chiudo, chiudo l'argomento per dire cosa? Per dire che. A mio modo di vedere, la situazione dal punto di vista climatico è già entrata in una dimensione di irreversibilità. Se noi dobbiamo essere onesti, non possiamo continuare a dire che bisogna avere comportamenti scelte, scelte. poi non accorgersi che invece queste, questa, questa dimensione di... di di disastri è già in essere con una crescita esponenziale impressionante con una dimensione che noi che alla quale noi non eravamo abituati perché passare da una situazione di estrema siccità alle inondazioni sono questioni che la nostra storia meteorologica non ci ha consegnato e questo in aumento della temperatura del mar mediterraneo sarà l'elemento che renderà permanente questa instabilità e che può avvenire in qualsiasi realtà. Allora, se questa irreversibilità in qualche misura comincia a diventare, diventare tangibile, è altrettanto chiaro che la società civile non può più non prendere decisioni. E allora... E prendere decisioni cosa significa? A mio modo di vedere significa implementare una nuova fase della politica, della politica che, parta, che parta dai nostri comportamenti individuali e ammessa la virtuosità di questi comportamenti, faccia in modo che questi comportamenti vengano... Condivisi da più gente possibile. E allora, a beneficio di questa, di questa vostra scuola, io vi anticipo quale sarà la prossima battaglia di non solo di Slow Food, ma di almeno una trentina-quaranta movimenti e associazioni che stiamo mettendo insieme per fare in modo: di incidere nel cambiamento di questo sistema alimentare. Praticamente chiederemo la condivisione di impegni che partendo dal personale diventano collettivi. E allora nel momento in cui è esplicito questa cosa, chiedo a voi tutti di immaginare le cose che sto dicendo se possono valere anche per la vostra realtà. E quindi se potete condividere questo percorso e quindi se potete diventare attivisti nel raggiungere l'obiettivo di avere un milione almeno di adesioni, un milione di adesioni di soggetti cittadini italiani che accettano questo cambiamento. E allora, le sei cose sulle quali noi chiederemo un coinvolgimento diretto, per certi aspetti possono sembrare... I consigli della mamma o della nonna: spegni la luce, non lasciare la luce accesa. Guardate che queste cose qui eh, è vero, dal punto di vista individuale incidono poco, ma se entrassero nella formazione individuale di milioni di persone possono cambiare le cose. È un passaggio molto importante. Questo della Laudato, sì quando dà valore a queste cose. Ma veniamo al dunque. Io, Carlo Petrini, Carlo Petrini, mi impegno. Mi impegno... Ritorno, ritorno Pronto, Pronto. Sento il ritorno. Adesso mi sentite? Sì, 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 scusa, c'era un microfono aperto. Bene, bene. Allora, io, Carlo Petrini, mi impegno a fare. Ah, modo... che... A fare in modo che nella, nella, nei miei comportamenti individuali riduco il più possibile lo spreco. Uno degli elementi che ha determinato per noi questo spreco, per noi società benestanti, è stato il fatto che si è lavorato per quasi 80 anni a produrre cibo sempre meno caro, sempre meno caro. Alla fine siamo arrivati a un cibo che, come, come giustamente dice Papa Francesco, non ha, eh, di cui conosciamo tutti il prezzo, ma non riconosciamo più il valore. Abbiamo perso il valore del cibo e stiamo tutti concentrati sul prezzo basso. Risultato? Anche se si butta via un po' di cibo, cosa incide? Non è niente, non è niente, questo non è vero. Guardate bene che questa dimensione dello spreco, c ha, eh, ha come dire, risultanze diverse da un paese all'altro. Perché per esempio in Africa si spreca le stesse quantità che sprechiamo noi perché mancano infrastrutture, non ci sono vie che garantiscono eh, il, la, il portare le derrate alimentari dai villaggi alla città, non ci sono impianti di refrigerazione. Quindi le cause dello spreco sono diverse. Per quello che riguarda la nostra società, c'è una dimensione di perdita di valorialità, per cui, per cui diciamo, abbiamo una tendenza a accumulare cibo, va bene, e, e fare dei nostri frigoriferi invece che dei, degli strumenti per per. Con, per, come dire, per conservare il cibo per farlo morire all'interno dei frigoriferi. Quindi una prima ipotesi è di ridurre gli acquisti alimentari e fare in modo che quello che acquistiamo lo consumiamo tutto. È una pratica che, che è molto semplice. È una pratica che chiede a noi tutti di avere una dimensione seria con il cibo. Secondo punto. Personalmente mi impegno a ridurre le proteine animali rispetto alle proteine vegetali e alle proteine di leguminose. Perché? Perché il consumo della carne nel nostro Paese è arrivato a un livello assolutamente errato. E quando dico questo, non voglio come dire, dire che le proposte che sto facendo. Sono proposte di mortificazione. Un ex ministro del governo Prodi, ministro dell'ambiente, del governo Draghi, chiedo scusa Draghi, ministro dell'ambiente si, si chiamava Cingolani, ecco, Cingolani ha detto, guardate, fino adesso abbiamo goduto, adesso è ora di tirare un po' la ciglia. Ma questo non è un messaggio che può cambiare la cosa. Io ho mai visto nessuno cambiare il mondo con il magone. Non stiamo entrando in un momento di sofferenza, stiamo entrando in un momento di liberazione. E quindi dobbiamo vivere questo passaggio con gioia. E allora, rispetto al consumo di carne, vi do solo un dato. Alla fine degli anni 50, primi anni 60, secondo l'Istituto Nazionale di Nutrizione, gli italiani hanno mangiato meglio di tutta la loro storia, prima e dopo. Erano gli anni in cui Mario Soldati faceva il viaggio sul Po alla ricerca dei cibi genuini, erano gli anni in cui la società contadina entrava dentro la fase industriale. Bene, in quegli anni e io ero presente, gli italiani consumavano 40 kg di carne pro capite. 40 kg e siamo cresciuti tutti. Oggi gli italiani sono arrivati a 90 kg di carne pro capite ed è una esagerazione anche che va contro anche la nostra salute. Quindi percepire un diverso atteggiamento rispetto, rispetto a, al consumo bordante della carne è un, è un elemento importante. Allora, se io personalmente mi impegno di ridurlo... E, e, e non dico di tornare ai 40 kg, ma di 20 kg, 20 kg per, per un milione di persone sono 20 milioni di kg di carne in meno, ogni chilo di carne sono 15 mila litri di acqua che sono stati utilizzati per produrre quel chilo di carne. Voi capite che questo è un atteggiamento che nessuno, nessuno lo colloca in un atteggiamento virtuoso del far politica, perché molto probabilmente, come sempre, noi siamo stati caratterizzati da una politica giustamente di condanna di, 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 delle sopraffazioni, dell'arroganza, ma non siamo ancora entrati in un momento di promuovere una politica che ci, ve, ci veda soggetti attivi al cambiamento. Ecco che, quindi ho portato questo esempio per, per dire che solo questo aspetto qui può determinare un cambio enorme, enorme, di... oltre al fatto che buona parte della carne che produciamo, che, produce, che mangiamo, è ottenuta attraverso la totale disprezzo del benessere animale. E molta di questa carne arriva da fuori Italia. Quindi noi rivendichiamo di consumare meno carne per la nostra salute, ma anche di consumare la carne dei nostri territori, dove gli allevatori per, portano avanti il benessere animale, la diversità delle di specie autoctone e mantengono quindi un equilibrio. Mentre invece oggi siamo, come dire, anche impressionati da quello che ci arriva per televisione di trattamenti vergognosi. E non è più possibile parlare di consumo di carne con, con gli animali trattati in quel modo. Da questo punto di vista è giunta l'ora di un cambio, come dire, antropologico della nostra, del nostro sistema. Non possiamo pensare di noi essere al centro di tutto. Non, non, non esiste che noi siamo al centro di tutto. Vedete, c'è un elemento interessante. Eh, avete presente l'uomo vitruviano, no? quello con le braccia larghe dentro, dentro degli schemi. Bene, Quando, quando eh, io l'ho visto da giovane, dopo di questo eh, bel, bel esempio di che cos'è l'umanità, poi ci rifletti un po' e comincia a dire, dunque, primo, questo è un maschio, metà dell'umanità lì non è rappresentata. Secondo, è di origine europea, il 90% non sono europei. Terzo, è giovane e in buona salute, quindi i bambini, i vecchi, gli ammalati, dove sono? Non c'è quarto, è solo come un cane e non esiste tutta la natura, tutte le altre creature. Antropologicamente, noi facciamo parte di un tutto dentro il quale si chiede di aver rispetto per tutti. Questa è la nuova antropologia, questo è il processo di liberazione. Ma torniamo ai nostri punti. Terzo punto, io personalmente mi impegno a privilegiare nei miei acquisti la stagionalità dei prodotti e le produzioni locali. Quindi se su determinato verrata eh, alimentare io al, sul mio territorio ho dei giovani che sono tornati alla terra, io privilegio un rapporto diretto con loro. Ritorno alla stagionalità. In Questo modo evito che derrate alimentari che sono fuori stagione e attraversano i continenti, partono in, in, con, con navi per arrivare qui fuori stagione e sono piene di conservanti perché non possono stare tutto questo tempo faccio a meno di mangiarlo e faccio a meno di sostenere una cosa di questo tipo. Quarto elemento, quarto elemento, mi impegno a ridurre i cibi del comprare i cibi iperprocessati questi cibi che sono pieni di conservanti di, 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 di edulcoranti di coloranti che peraltro sono i cibi più consumati dalla povera gente molti molti molte persone sono obese di questi cibi che fanno male alla nostra salute possiamo farne benissimo a meno quinto elemento mi impegno attivamente a ridurre e se possibile personalmente a non più favorire l'acquisto di plastica monouso, che in massima parte è una plastica utilizzata negli alimenti. Avete presente quelle due fette di prosciutto dove c'è più, più plastica che prosciutto? Basta, basta, levare tutto questo, non ne abbiamo bisogno, perché? Perché i mari sono pieni. Gli oceani sono, hanno delle isole grandi come l'intero Piemonte, e nella nostra stessa Mediterraneo ci sono anche isole di plastica perché non si consuma, si, si sminuzza al punto tale che li troviamo nei ventri dei pesci queste plastiche, dei pesci di grande taglia, e non solo, ma è entrata anche nella nostra alimentazione attraverso le microplastiche. L'Università di Sydney ha fatto un'analisi e dice che ognuno di noi nel giro di 30 giorni si mangia l'equivalente di una targhetta di credito. Va bene, con le microplastiche. Quando si entra dentro il circuito alimentare, ma di che cosa sto parlando? Sto parlando di gastronomia, sto parlando di gastronomia, ci stiamo mangiando la plastica e tutto questo per insipienza, per, per che cosa? Per avere... La, questo spreco di materiale impressionante. E l'ultimo elemento, mi impegno personalmente a contenere il consumo d'acqua perché, di qui in avanti, la, la questione dell'acqua diventerà importante. Come vedete, sono sei atteggiamenti che noi vogliamo promuovere e che fanno parte della nuova politica. Questa, si è detto chiaramente, è la nuova politica. La nuova politica vede la società civile che si organizza per processi virtuosi, li condivide e a quel punto inciderà anche nei confronti dei, dei politici di professione, i quali sono molto più slow e arrivano dopo. Ma se noi arriviamo con queste situazioni, noi stabiliamo che stiamo... Stiamo mettendo le mani dentro un processo del quale possiamo essere soggetti attivi. Diversamente, così come abbiamo fatto fino adesso, siamo alle intemperie di una pubblicità invadente che incide sulle nostre vite, su consumi, atteggiamenti di consumismo, di consumismo esasperato. E come vedete quindi la transizione ecologica è un processo di liberazione dove il cambio di paradigma è netto. E allora, tanto per non essere frainteso, è evidente che tutti noi dobbiamo ragionare che questo tipo di economia capitalista non è più consona al futuro dell'umanità e anzi sta diventando un elemento. Un elemento grave di disfunzione e quindi è giunto il momento di cambiare. Vedete, io vi eh, voglio condividere come ho conosciuto Papa Francesco. Mi trovavo un giorno per lavoro a Parigi nel 2013, lui era appena stato eletto e ricevo una telefonata anonima e quindi leggo sul telefonino sconosciuto. Io pensavo che era qualcuno del giornale Repubblica che mi chiedeva un articolo. sono Papa Francesco, io sono Carlo Petrini, piacere. Eh, volevo ringraziarlo per quello che ha fatto con Terra Madre. Lui conosceva Terra Madre dall'Argentina. E, eh, e allora abbiamo cominciato a discutere. A un certo punto io ho detto, io penso che l'economia della sussistenza è stata spregevolmente abbandonata in modo anticipato. L'economia della sussistenza eh, avrebbe buonissimo ragione d'essere eh, con un concetto di sussistenza nuovo, all'interno del quale ci possa stare che il, il contadino fa le vacanze come tutti i lavoratori o ha il diritto di mandare i figli all'università. Mentre invece la logica è stata questa economia via, accettiamo solo l'economia di accumulazione accumuliamo, accumuliamo e reinvestiamo. Il concetto dell'economia capitale. E alla fine guardate in che punto è l'economia agricola oggi a livello mondiale. Siamo un disastro. E Papa Francesco dice, lei ha ragione, se non ci fosse questo atteggiamento, molte parti del mondo saremmo, ci sarebbe ancora la fame. E poi mi dice, sa cosa diceva mia nonna? E dico, cosa diceva sua nonna? mia nonna diceva che quando moriamo nel sudario non ci sono le tasche quindi si lavora si lavora per accumulare poi alla fine ti viene uno schioppone e via e io, ho detto, io le dico cosa diceva una cuoca delle langhe che teneva aperto solo a mezzogiorno e tutti andavano lì diceva, ma perché non tiene aperto la sera con questo cibo che fa è fantastico e lei diceva non voglio essere la più ricca del camposanto allora quando si dice questa, 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 questa cosa qui, come dire, eh, tutti sorridono, ma badate bene che quella signora non è che lei non facesse niente la sera, lei si dedicava magari alla famiglia o preparava dei, dei, delle cose per, per il, il proprio ristorante, praticamente metteva in essere un altro tipo di economia. L'economia che noi dobbiamo reinventare un è un'economia all'interno, c'è più spazio per la socialità, per la condivisione, per i beni comuni, per i beni relazionali e non solamente per il profitto. Da questo punto di vista bisogna parlare chiaro, bisogna dire che siamo entrati in questa fase qui, noi siamo entrati in una fase in cui c'è bisogno di rinnovamento profondo perché diversamente non ne usciremo. E credetemi. Dal punto di vista alimentare la situazione è molto grave. Perché? Perché a ogni aumento di temperatura noi siamo costretti a spostare le coltivazioni di 150 chilometri più a nord e di 200 metri più, uh, più in alto. Cioè, e, 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 se questo continua è destinata a cambiare la geografia di tutto il mondo, di tutto il mondo. E così che se noi qui nella nostra Italia perderemo qualcosa e ne acquisiremo altre, perché nella Sicilia stanno arrivando già prodotti di origine tropicale, ma nell'Africa subsahariana, dove le nostre comunità di terra madre da secoli portavano avanti la pastorizia, non ci sarà più pastorizia per i secoli a venire perché non cresce più un filo d'erba. Anche se noi ricostruissimo gli armenti, non riusciranno ad andare avanti. E allora, quando la FAO dice che ci saranno 200 milioni di migranti, non li fermerà in nessun modo, puoi pagare tutti i, i criminali di qualsiasi Stato. Allora, bisogna cominciare a capire che tutto questo è connesso. La situazione alimentare è connessa con l'ambiente, l'ambiente è connesso con la migrazione. Se noi non abbiamo questa visione multidisciplinare, olistica, allargata, rischiamo di, di pagare un dazio molto molto grande. Io avrei chiuso la mia performance. <ride> Bene, grazie Carlo per questa splendida lezione, ricchissima, appassionata, di ampio respiro come al solito e come al solito anche ricca di indicazioni propositive, e di proposte politiche, perché la gastronomia è politica, l'impegno la, per l'ambiente è eminentemente politico. Bene, io... Oh, Lascio la parola a chi vuole fare delle domande a Carlo Petrini. Sì, eh, grazie, lezione stupenda, esemplare, una delle più belle che abbiamo ascoltato, tra le bellissime di, di questa scuola. Volevo una, fare una domanda molto rapida, e cioè mi pare che a questo punto l'impegno politico che Carlo Petrini vede necessario è un impegno che coinvolge i singoli. Cioè, in qualche modo i partiti, i vecchi partiti politici possono ancora giocare un ruolo in questa necessaria trasformazione del, del mondo? Grazie. Sì, assolutamente. La, la, mia, la mia riflessione non, non preclude eh, forme di adesione associativa. Tant'è vero. Che partiamo proprio con l'adesione a questa campagna di realtà molto diverse tra di loro, eh, dalla, dalla Coldiretti a, a, a WWF, dalla Lega Ambiente. Quindi, non, 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 se, se, se c'è una condivisione rispetto a queste, a queste tematiche, eh, perché guardate che un milione di adesioni che mettiamo pure facciamo pure la tara che un po di persone sottoscrivono e poi non mantengono ma comunque sono tante e quindi una mobilitazione di questo tipo ha bisogno di un concorso è ovvio che se un partito fa questa scelta benvenuto benvenuto ma sino oggi dai partiti non sta venendo fuori niente Allora, siete tutti affascinati e ammutoliti di fronte a questa lezione che ha toccato così tanti punti in maniera così sistematica. Allora, Alessandro Scassellati. E Ma io... Romana Mancini prima, però. Sì. Ah, c'è Romana Mancini, va bene, Romana. Sì, buonasera. Eh, anch'io faccio i miei complimenti al professore, allo scrittore eh, vorrei sottolineare però eh, richiamare un po' l'attenzione di tutti su un altro aspetto, che è quello dello smart working. Domani in discussione eh, al Parlamento questa mh, estensione del, dello smart working ai lavoratori fragili e alle donne che hanno figli in età adolescenziale e che sono dipendenti pubblici. Ecco, io vorrei mh, sottolineare questo fatto, cioè mentre eh, l'estensione fino al 31 dicembre per i privati è già stata realizzata, per i pubblici c'è ancora eh, un'esitazione. Mi sembra che i dati relativi all'impatto che lo smart working ha avuto dal punto di vista ambientale siano poco conosciuti, perché tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono rendicontare, diciamo, indicare in una sorta di bilancio sociale la quantità di anidride carbonica che lo smart working riduce evitando gli spostamenti. Non vi sembra che ci sia una sorta di accanimento contro questa forma flessibile dell'impiego che invece in Europa è conosciuta da 30 anni, in America da 40, lo danno addirittura automaticamente in America alle persone obese, proprio per contrastare questa esplosione di inquinamento ambientale. Noi abbiamo fatto uno studio all'Istat. E eh, abbiamo visto che solamente dandolo per la metà del tempo uh, ai dipendenti, perché in base al periodo brunetta siamo stati obbligati a ridurlo alla metà uh, del tempo, insomma uh, uh, eh, diciamo a metà mese. E, ebbene, eh, abbiamo avuto dei risultati veramente positivi in, tutto il in tutte le città dove eh, è situato l'istituto, in tutti i capoluoghi di provincia. E questi sono dati fondamentali, cioè il discorso che faceva il professore dovrebbe essere anche sostenuto da altre notizie, da altre informazioni e è veramente importante quell'osservazione che faceva che i politici sono insensibili a questo problema. Sottovalutano la gravità del problema ma questo è chiuso. A New York ormai già da un paio d'anni è comparso un orologio che indica la fine dell'umanità. Non credo che e gli americani siano così folli da installare un'opera del genere no? E dicono che tra sette anni saremo in balia della, eh, della, della natura non potremo più fare niente per impedire questi eventi estremi perché gli eccessi stanno sciogliendo a causa del grande inquinamento atmosferico grazie Alessandro vuoi dire vuoi intervenire anche tu così poi sì. Petrini eh, ti può rispondere sì, no. io, io, io volevo dire appunto um, Carlo Petrini ci, ci ha fatto una diciamo ci ha aperto una finestra rispetto alla nuova fase dove dove anche come già nel, nelle fasi precedenti il tema era quello di uh, partire dal basso no da, dal dalle, appunto lui ha parlato adesso di scelte individuali diciamo uh, e quindi delle persone ecco però il, il punto è che abbiamo da, di fronte eh, io non nego che questo sia fondamentale però non so se volevo domandargli ecco perché noi dall'altra parte abbiamo un sistema che è potentissimo che appunto lui parlava delle cinque multinazionali diciamo chimico sementiere che controllano l'80% dei semi ma potremmo parlare diciamo di quelle che 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 della, della GDO piuttosto che eh, il Diciamo eh, tutta la parte dell'agroindustria, dell eh, dei grandi colossi agroindustriali, degli imperi del cibo, come li chiama Liberti. No? Ecco eh, qui il punto è un problema anche qui politico. Nel senso come spezzare, diciamo, questo, questo, questo oligopolio, che eh, poi eh, si salda perfettamente con le classi. Dirigenti sia a livello nazionale che a livello internazionale. sistematicamente sappiamo che anche, anche la FAO, piuttosto che le Nazioni Unite, sono state colonizzate negli ultimi tempi eh, rispetto alle conferenze, per esempio, sulla sostenibilità del sistema agroalimentare da, dai grandi sponsor multinazionali. Quindi, ecco vorrei anche capire se possiamo, se, qual è la strategia, diciamo, da questo punto di vista, oltre che dal basso. Grazie. Ma io penso che la... la strategia, la strategia è semplicemente quella di eh, orientare, contribuire a orientare una serie di consumi in maniera tale che eh, acquisissi una, una, un, 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 come dire, una credibilità politica e questo è l'elemento perché allo stato attuale la situazione è drammatica è drammatica e nello stesso tempo voglio anche dire una cosa che assisteremo a operazioni di greenwashing impressionanti di gente che ne ha fatte di cotte di crude che si è messa la giacchetta da, di verde e dice ma io sono, sono sostenibile perché consumo meno. ma no, no, non è questo per esempio c'è un, un discorso che, che, che tutti ormai abusiamo. Quando una parola diventa abusata bisogna fare attenzione perché nell'abuso c'è anche la perdita di significato. Oggi la parola sostenibile, sostenibilità è diventata imperante. Da una parola in su dice, ah, beh, questo non è sostenibile, voglio fare una cosa che sia sostenibile. Ma noi gli italiani, se dovessimo fare un'analisi... E chiedere ai nostri concittadini da cosa deriva la parola sostenibile la molta parte la maggioranza pensa che sia collegata al verbo sostenere quindi nell'ipotesi più positiva io realizzo un modo di comportamento che sostiene l'ambiente ma questo non è il significato di sostenibilità questo non, non è assolutamente il significato di sostenibilità. Il significato di sostenibilità è, deriva da il, dal, dal, dalla, dalla parola sustainable in inglese e sustainable deriva da sustain. Sustain è il pedale del pianoforte che allunga la nota. Quando io batto una nota Do, il, il, ha un suono. Se mentre batto la nota schiaccio il sustain. Il suono diventa do, si prolunga. Quindi hanno ragione i nostri cugini francesi che traducono sostenibile con durable. Cioè, qualsiasi iniziativa che io intraprendo nel tempo deve dare dei risultati che durano di più nel tempo. Questo è un significato importante. E se noi non capiamo il significato e siamo convinti che deriva da sostenere, non capiamo che. Invece, per fare in modo che qualcosa duri di più, bisogna cominciare a pensare a un nuovo modo di consumare, di interagire assolutamente. Non è possibile continuare a consumare il pianeta in questa maniera. Io vengo da una cittadina del nord, del nord Italia dove, quando ero giovane, c'erano sette ciabattini. Oggi ce n'è uno, lo teniamo come un, un, un panda, lo, 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 lo stiamo. Ma perché? Ma perché è passato il concetto che piuttosto di sistemare le scarpe ne compro altre e così va sul PIL? Ma questa logica è perversa. È, è lì che noi dobbiamo fare incidere sul cambiamento. Mi si dirà, e però come arriva? La, la politica arriva quando vuole, ma se noi non abbiamo la coscienza che siamo noi che dobbiamo essere soggetti attivi, una delle prime realtà dei movimenti, anche della nostra amata sinistra, era un processo al suo interno di formazione politica e la, accanto alla formazione politica c'era quella comportamentale. Si è perso tutto questo, noi lo dobbiamo ricostruire. E lo possiamo ricostruire se abbiamo una serie di valori che privilegia, che privilegia di più, ripeto, l'economia di relazione di, del bene comune rispetto a quella unica del profitto. Non si tratta di abbandonare il profitto, ma se il profitto senza beni comuni e senza beni relazionali non ha più senso. È, è finito il tempo della, della competitività. Per ottenere questo cambiamento, per salvare l'umanità, c'è bisogno di cooperazione, condivisione e compartecipazione. Da questo punto di vista, eh, la, la, la politica è chiamata anche a lei a fare questo sforzo. Io penso che potrà anche arrivarsi, ma attualmente non vedo nessun segnale. Ragion per cui, ragione per cui nello specifico, perché io parto da un punto di osservazione che è quello alimentare. Però se vogliamo ragionare su un altro fronte, c'è per esempio il grande movimento delle comunità energetiche, che può essere un'altra forma di partecipazione attiva alla politica. E dobbiamo rivendicare che vengano messe in bolla queste comunità, perché le comunità energetiche significa che produciamo noi l'energia e poi la diffondiamo e la mettiamo anche. A utilizzo dei più deboli. Ma questo è un altro modo di concepire la politica. È una, siamo su un altro pianeta, ma questo è il dato di fatto. Siamo davanti a un momento in cui questo cambiamento ci è imposto. Ma non perché siamo obbligati, non perché siamo obbligati, perché non c'è altra soluzione. Bene, se non ci sono altri interventi io concluderei ricordando che in, in questo caso, in queste ultime conclusioni, Carlo Petrini eh, sviluppa un concetto chiave strategico eh, che lui ha elaborato, cioè quello del, eh, del consumatore come coproduttore. Cioè il comportamento del consumatore orienta, influenza, indirizza produce se io consumo biologico naturalmente favorisco il coltivatore biologico se se vado al supermercato e acquisto prodotti industriali e eh, favorisco quel, questo modello nefasto di sviluppo e, e c'è un messaggio importante che io raccoglierei nelle nelle ultime indicazioni di, di, di petrini perché eh, noi, noi abbiamo creduto e continuiamo a credere che debba essere le formazioni politiche a determinare il nostro avvenire. Possiamo fare molto da noi e influenzare anche i partiti politici, quelli che ancora restano come tali, perché in gran parte sono, come io definisco, delle agenzie di marketing elettorale ma il nostro comportamento in questo ambito specifico, in cui tra l'altro c'è interesse a mangiare bene, cioè c'è un interesse, la, la società, diciamo la verità, è dominata dall'edonismo, dalla giusta anche ricerca della felicità. Noi possiamo far coincidere una sobria felicità, una sobria ricerca di felicità con diciamo, un indirizzo che diamo all'economia. Di produzione del cibo, quindi alla, alla carne, agli allevamenti, eccetera. E oggi c'è una grande consapevolezza. Per cui il progetto che Carlo ha eh, ideato eh, mi, pare, mi pare molto suggestivo, realistico, realizzabile, e mh, diciamo, con il contributo di un'organizzazione forte come quella di Slow, soprattutto con gra grazie alla rete che è Slow Food è riuscita a costruire, tutti noi possiamo fare, possiamo fare la nostra parte e sentirci militanti, eh, sentirci militanti perché in questo momento eh, c'è una grandissima frustrazione di chi è impegnato in politica perché non, non conosce in che direzione muoversi, avere un indirizzo, avere una direzione, dare alla propria azione individuale un senso di utilità collettiva. È molto importante ri, far rinascere la fiducia nella lotta collettiva. Allora, io eh, torno davvero a ringraziare con, con grande affetto Carlo per questa splendida lezione che verrà registrata e che sarà mandata a Carlo stesso e sarà distribuita in giro. Si troverà poi anche sul, sul sito di Transform Italia. E approfitto per annunciare la prossima lezione che sarà tenuta da Francesco Silos Labini sul tema la restaurazione aziendalistica dell'università e le sue possibili trasformazioni. Allora, grazie. Scusa Piero, Piero. Dimmi, Scusa. voglio solo dire una cosa, che è questo? Guardate che queste, queste idee qui sono già in essere in ogni parte del mondo. Non è che qui stiamo parlando di un qualche cosa che è da venire, sta già avvenendo e l'attenzione dei giovani su queste tematiche qui è molto più grande di quella che possiamo immaginare. Certo. E da questo punto di vista, se noi vogliamo veramente favorire uno, un, come dire, un incontro generazionale, è arrivato il tempo di superare il vecchio, il vecchio eh, proverbio che si usava anche qui dalle mie parti. Che diceva i giovani, i giovani sapessero e i vecchi potessero. Va bene? Sì. Bisogna girarlo: i vecchi sapessero e i giovani potessero. E quindi noi metterci a disposizione non in testa ai giovani, a fianco dei giovani, perché il futuro è loro. E da questo punto di vista. Tante cose stanno già avvenendo per il mondo ed è positivo. Ed sì. i, e ripeto, questa idea del piacere, io uso proprio il termine piacere, perché il piacere me, è un'idea che è assolutamente compatibile con la responsabilità e con la politica. Assolutamente. E concludo, sì. e concludo dicendo che parlando proprio di questo con Papa Francesco, io a un certo punto gli ho detto: senta. E sa che noi abbiamo la nostra idea sul piacere. Certo che voi cattolici sul piacere non ci siete, siete molto. E lui mi dice, no, 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 è sbagliato. E se l'abbiamo fatto abbiamo sbagliato. E dico, perché? E lui dice, guardi, c'è una cosa che dovrebbe farci riflettere. Che nostro Signore ha dato il piacere, e, e sottolineo piacere, va bene, alle uniche due funzioni che garantiscono la continuazione della specie. Mangiare e fare l'amore. C'è qualcuno che prova piacere a lavorare, ma questo siamo già nella patologia. A ma <ride> mangiare e fare l'amore bisogna provare piacere e il okay. piacere condiviso e responsabile è più piacere che la crapula. Arrivederci. <ride> Grazie. <carino. ride> Grazie. Arrivederci a tutti. Buonasera.